Buonasera, siamo con il presidente di Confindustria Veneto Est, Leopoldo Destro, dopo una serata a Barbarella per parlare di economia. Presidente, è emerso che c'è un po' di crisi, ma c'è anche molta fiducia e lei ha dato delle ricette che sono, insomma, non sono solo un'utopia, c'è qualcosa di reale, di possibile. Beh, è chiaro che siamo di fronte a un rallentamento dei mercati, dobbiamo essere anche consci però che i cicli saranno sempre più veloci e quindi dobbiamo attrezzarci per poter velocemente imboccare l'onda giusta e rilanciarci. Per far questo è importante però che gli investimenti proseguano, pertanto chiaramente la richiesta di Confindustria è di reintrodurre l'iperammortamento e il superammortamento e quindi con il tema Industria 4.0 per dar modo alle aziende di continuare a investire seppur di fronte a tassi di interesse comunque che sono molto alti, ma questo penso sia l'unica soluzione per poter continuare a investire e non fermare quindi le filiere. Di contro io penso che dobbiamo iniziare a costruire, come abbiamo parlato stasera, di una visione comune, di una visione di territorio che possa permetterci di essere un territorio attrattivo e quindi questo deve essere fatto soprattutto sul tema delle infrastrutture, infrastrutture materiali e infrastrutture immateriali. In che senso infrastrutture? Ci serve anche un po' di politica, il governo deve essere coinvolto e come Confindustria voi avete un grosso potere di coinvolgere diciamo, la parte politica e quella che ci governa. Com'è la situazione in questo momento? Allora, la situazione è che il dialogo con la regione è quotidiano e costante, le cose riusciamo a farle insieme cercando di avere appunto una visione comune e cercando di mettere soprattutto a terra quelle che sono le urgenze del territorio e pertanto le urgenze che riguardano sia i privati e i singoli cittadini sia le aziende. Ribadisco il concetto, questo è un territorio che potrà crescere e crescere sempre di più se avrà un impianto infrastrutturale, sia di infrastrutture materiali che immateriali, adeguate per la sfida del futuro. Lavorare a Padova, fare una cena a Venezia e andare a dormire a Rovigo, diciamo in una giornata, ci dia un segnale di in quanto tempo si può realizzare una cosa del genere e cosa c'è bisogno veramente? Beh, su questo io sono fiducioso e penso che ci si possa arrivare a breve, chiaro che non è semplice, però ribadisco su questo ci stiamo confrontando con la regione, abbiamo un quadro d'insieme abbastanza chiaro, dobbiamo sicuramente cercare di aumentare in termini di servizi la frequenza della parte soprattutto rotaia e poi collegare alla rotaia quello che è il MAS, il Mobility as Service, per affrontare anche l'ultimo miglio in maniera veloce, sostenibile e dinamica.